Ciao a tutti ragazzi, qui è Lepita. Siamo qui come di consuetudine con il nostro prediction del Team of the Week. Questa volta si tratta del numero 7. Non ci saranno nomi altisonanti come la settimana scorsa, ma sarà comunque un Team of the Week interessante. Andiamo subito a vedere, secondo le nostre previsioni, chi sarà presente. In porta troviamo Anthony Lopez, che con le sue quattro parate aiuta il Lione a fermare la capolista OM, impedendo agli uomini di Bielsa un meritato pareggio. Strepitose sono le due parate su Ayew. In difesa, secondo noi, potrebbero esserci Naldo, che col suo colpo di testa al quindicesimo segna il primo dei tre gol che permette ai padroni di casa di calare il tris. Poi abbiamo Pepe del Real Madrid, che nel classico Real Madrid-Barcellona segna di testa su assist di Kroos da calcio d'angolo e porta in vantaggio il Real dopo che aveva pareggiato con il rigore di CR7. E per finire il terzetto di difesa abbiamo Avelar, il terzino brasiliano del Cagliari, che segna una doppietta nel poker calato dalla squadra di Zeman contro l'Empoli. Stupenda è la traiettoria del primo gol che da punizione pennella poco sopra la barriera. A centrocampo troviamo Sanchez, che nello 0-2 rifilato dall'Arsenal a Sunderland, davvero rapace d'area di rigore, ne approfitta di due autentici regali, uno da parte di Brown e l'altro da parte dell'italiano Mannone. Un IF con ottima velocità e dribbling e soprattutto un ottimo tiro che rendono questa ala destra molto interessante per la costruzione di una BPL. Poi abbiamo Genter che segna una doppietta nello spettacolare 4-5 tra l'Eintracht e lo Stoccarda, andato in scena a Francoforte. Ancora Carlos Eduardo, che è il vero mattatore in Wingamp Nizza, ne segna 5, 3 nel primo tempo e 2 nel secondo, match finito 7-2 per gli ospiti, ossia per il Nizza. Infine abbiamo Eto'o, il camerunense che segna una doppietta, un gol per tempo. Anche se la velocità è abbastanza calata, credo che sia un IF davvero interessante in Premier. In attacco, invece, secondo noi troveremo Amrabat, attaccante del Malaga, che propizia due gol fornendo due assist, e sigla il poker segnando il quarto gol della gara sul rigore, piazzandola al lato opposto di dove si lancia il portiere. Poi abbiamo il Pipita Higuaín che si sblocca e ne fa 3 in una sola volta a malcapitato Verona. Porta a casa il pallone nel 6-2 del Napoli contro la squadra di Mandorlini. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un IF che potrebbe risultare davvero interessante per la Serie A. Se somiglia un minimo a quello che è stato rilasciato l'anno scorso, potrebbe risultare davvero devastante in area di rigore. Appena si entrava in area di rigore, bastava premere quadrato che al 99% era gol. L'attacco si completa con Berisha, attaccante albanese del Melbourne Victory, che sigla una tripletta nel derby cittadino con il Melbourne City, finito 5-2. Poi diamo uno sguardo veloce alla panchina dove abbiamo Zieler dell'Hannover, poi Milosevic dell'AEK, Bakambu del Bursaspor, Pug del Bournemouth, Palmason dell'Lillstrom, Grifo, italiano che gioca nella seconda divisione della Bundesliga nel Francoforte e ne segna 3, e Garner del Preston. Con questo concludiamo la nostra prediction del Team of the Week numero 7. Non mi resta che augurarvi buona fortuna nell'apertura dei pacchetti. Se vi è piaciuto il video, un bel pollice in alto. Da Fuzz Channel è tutto. E le pita.